stanno esaurendo al porto di Civitavecchia le operazioni di sbarco della Sea-Watch 5. La nave della ONG tedesca ha effettuato soccorsi nei giorni precedenti immediatamente al largo della Libia, per un totale di 288 persone. Tra esse 17 minori non accompagnati, che dopo le operazioni di registrazione verranno presi in carico dal comune di Civitavecchia. Si tratta del maggior sbarco mai registratosi da quando Civitavecchia è entrata nella rotazione dei porti sicuri assegnati dalle autorità marittime. Il sistema ha comunque gestito al meglio la situazione, come sentiamo dall'intervista registrata questa mattina. Valentino Arillo, Disaster Manager e coordinatore dell'unità di crisi di Protezione Civile. Lo sbarco è in corso in queste ore a Civitavecchia per quanto riguarda la Sea-Watch 5. Come sono le condizioni generali dei migranti che sono stati portati qui allo scalo civitavecchiese? Sì, sicuramente le condizioni fisiche sono abbastanza buone, non abbiamo situazioni critiche segnalate già da bordo e neanche la sanità marittima al momento. Devo dire che fisicamente stanno bene, ovviamente hanno i soliti problemi che vengono da quelle coste, quindi un po' di problemi intestinali e altre situazioni. Da un punto di vista dell'organizzazione, il sistema ha retto comunque all'urto di questo sbarco record? Ha detto bene, questo è uno sbarco record, il più grosso che abbiamo avuto degli altri 17, stiamo a 18 con oggi. La macchina è ben rodata, abbiamo dovuto apportare delle modifiche logistiche, ma con il tavolo dell'unità di crisi sotto l'egida della prefettura tutto al momento sta andando a gonfie vele. La truffa ricorre sul filo, anzi sullo smartphone. Nonostante i tanti avvertimenti arrivati attraverso articoli di stampa e non solo, continuano ad arrivare segnalazioni da parte di cittadini che ricevono falsi SMS nei quali i figli sostengono di aver cambiato numero di telefono e chiedono ai genitori di collegarsi ad un link o di rispondere al messaggio. Ma come detto, si tratta di un tentativo di truffa che evidentemente continua ad andare a segno. Ciao papà, ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e scrivermi su WhatsApp? E poi a seguire un link cui accedere su internet tramite un personal computer o lo smartphone. E questo è il testo del messaggio che continua ad arrivare a centinaia di persone, nonostante gli avvisi più volte inoltrati che si tratta di un tentativo di truffa per poter accedere ai propri dati bancari. Nel corso degli ultimi giorni sono state tantissime le segnalazioni arrivate alla redazione del TRC Giornale e anche alle stesse forze dell'ordine. Il problema è che non è facile comunque rintracciare e identificare gli autori della truffa o tentata truffa, considerando che si tratta sicuramente di una banda organizzata. Il meccanismo, come ad esempio nel caso delle truffe agli anziani, è quello di fare leva sull'amore materno o paterno e sul fatto che inizialmente il messaggio sembra autentico, visto che non c'è alcuna richiesta di soldi. Quindi le vittime sono a volte portate automaticamente a seguire le indicazioni e quindi a collegarsi con il link indicato, e qui scatta la vera e propria truffa, che si concretizza in modi diversi se la banda non è particolarmente organizzata. Dopo alcuni messaggi apparentemente normali tra genitore e figlio, arriva una richiesta di soldi per pagare una bolletta, oppure viene inviato un IBAN per farsi aiutare a comprare un qualsiasi oggetto assolutamente necessario. Un aiuto che viene richiesto attraverso un bonifico bancario che consente alla banda di poter avere a disposizione l'IBAN, ovvero il codice intero del conto corrente della vittima. Alle bande maggiormente organizzate invece basta entrare nel telefonino o nel PC del genitore per essere poi in grado di acquisire tutti i dati necessari per poterlo spennare. Insomma, non c'è altro da fare che evitare di cliccare sul link indicato, di inviare WhatsApp e di richiamare. Basta contattare il proprio figlio al suo numero normale e al 100% lui risponderà. L'Unione Inquilini di Civitavecchia esprime soddisfazione per la decisione dell'amministrazione comunale di invitare l'ATER al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardo all'edilizia residenziale pubblica. Unione Inquilini dichiara quindi di condividere pienamente la richiesta avanzata da Palazzo del Pincio di ritiro del bando pubblico per l'housing sociale, nonché di messa a disposizione immediata del Comune degli alloggi del Palazzo di Via Veneto, per poi procedere all'assegnazione agli aventi diritto. Si tratta di richieste, ricorda Unione Inquilini, da lei avanzate più volte e rese note all'assessore ai servizi sociali nell'incontro svoltosi il 22 agosto scorso.
Open Salute, la piattaforma gestita dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, ha pubblicato i dati riguardanti le cause dei decessi avvenuti in tutto il Lazio nel corso dell'anno 2020. Dall'esame dei dati, per quanto riguarda Civitavecchia, emergono particolari molto interessanti. Calano i decessi per tumore a Civitavecchia, lo dicono i dati pubblicati su Open Salute, la piattaforma gestita dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, che avvalendosi delle informazioni fornite da tutte le aziende sanitarie del territorio, svolge un accurato lavoro di catalogazione e ricerca su diversi settori nel campo medico. Recentemente Open Salute ha aggiornato le sue informazioni a tutto il 2020 per quanto riguarda le cause di morte e dal raffronto con l'anno precedente emergono particolari molto interessanti. Il primo, che confermerebbe anche quello relativo al 2022 sulla diminuzione dell'insorgenza dei tumori a Civitavecchia, riguarda i decessi dovuti al cancro. Si è infatti passati dal 29,9% del totale nel 2019 e dal sesto posto della regione al 24,7% del 2020, con una discesa al 12° posto. Vale la pena di ricordare che Civitavecchia, come numero di residenti, si trova all'11° posto regionale. Quindi essere al sesto posto nel 2019 rappresentava avere un'alta incidenza di mortalità per tumore. Il dato del 2020 porta invece la città sostanzialmente nella media. Scendono anche i decessi per problemi relativi al sistema cardiocircolatorio, che si trovano sempre al primo posto per cause di morte e che passano dal 33,2% del 2019 al 30,9% dell'anno successivo. Per la prima volta proprio nel 2020 fa la sua comparsa il Covid, prima assolutamente sconosciuto, e in quell'anno rappresenta la terza causa dei decessi a Civitavecchia con l'8,7%. Un altro dato particolarmente interessante riguarda anche il numero delle morti. Nel 2019, ultimo anno senza Covid, i decessi furono 585. L'anno successivo, nonostante il disastro causato dal coronavirus, sono stati 563, ovvero 22 in meno. Restano sostanzialmente stabili nel biennio le percentuali relative ai decessi per altre cause, dove spiccano comunque quelli legati alle malattie respiratorie e al sistema nervoso. Tra le nuove deleghe assegnate dal sindaco Piendibene c'è quella alle politiche di genere, politiche interculturali, per i diritti alla comunità LGBTQIA+ e al Museo del Cinema, assegnata la consigliera Valentina Di Gennaro. E la delegata spiega che le politiche di genere attengono al campo più largo delle tematiche al femminile, riprendendo le fila delle questioni che hanno caratterizzato l'agire politico delle donne sul territorio. L'istituzione della delega, secondo Di Gennaro, rappresenta la formalizzazione di un'attenzione particolare tra l'amministrazione comunale, le politiche delle donne e anche delle politiche rappresentative della comunità LGBTQIA, al fine di ampliare e consolidare una rete più efficace ed efficiente nella promozione e tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQIA+. Si chiama Sport al Parco ed è una nuova iniziativa in corso al Parco Spigarelli, dove per tutto il mese di settembre diverse associazioni sportive cittadine del territorio avranno modo di far conoscere le proprie attività. Le attività si svolgono sia al mattino che al pomeriggio, a seconda delle discipline. Siamo in questa bellissima location del Parco Iuri Spigarelli e vi presentiamo la seconda edizione di Sport al Parco. Sport al Parco è nata proprio dall'idea di rendere fruibile questo fantastico parco ed aprirlo a tutte le associazioni sportive che avevano voglia di promuovere la propria attività. Il mese di settembre è un po' il mese del nuovo inizio dell'anno sportivo, e quindi il parco è stato messo a disposizione da tutte le associazioni per promuovere il loro sport. Iniziamo oggi qui con questo evento introduttivo di quello che saranno poi tutte le attività che verranno proposte per il mese di settembre. Naturalmente è consuetudine aprire gli eventi sportivi con l'inno d'Italia, e a Civitavecchia abbiamo la fortuna di avere le ragazze del timone che
iniziano di solito le manifestazioni sportive con l'inno d'Italia e con la lingua dei segni, quindi le abbiamo invitate e sono state ben contente di venire qui tra noi. Per seguire tutti quanti gli sport che verranno proposti durante il mese di settembre ci potete sempre seguire sulle nostre pagine social, che sono Parco Spigarelli Civitavecchia, sia su Facebook che su Instagram, e troverete settimanalmente tutte le date, insomma, proposte con gli orari e le varie associazioni, quindi vi aspettiamo numerosi come al solito al Parco Spigarelli.